Giovedì 23 giugno 2022, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione di Dal Vivo. Noi siamo sempre qui in diretta dai nostri studi di Milano News e voi ci potete seguire dai vostri device su Facebook, su YouTube, su Twitch e sul nostro sito web www.milanonews.it. Io sono Andrea Baldeschi e andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie di oggi. Si è concluso oggi a Roma l'evento PNRR Missione Italia, organizzato dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. In questa sede il sindaco del Comune di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto rivelando alcuni degli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere entro il 2030. La priorità è data alla mobilità e alla sostenibilità, con l'aumento della lunghezza totale delle linee metropolitane dai 127 km attuali a 200 e la sostituzione dell'intero parco bus di ATM con mezzi elettrici. Alle osservazioni sollevate sull'aumento dei costi che questa novità porterebbero, il sindaco ha affermato che la qualità della vita dei cittadini dipende dai servizi che offriamo loro a partire dalla mobilità. Quanto rivelato oggi è in linea con le precedenti affermazioni del sindaco. Già nel mese di gennaio, infatti, erano state rilasciate dichiarazioni sulla centralità del tema della sostenibilità nei piani in serbo per il futuro del comune. Le prime novità dovrebbero arrivare per il mese di dicembre, con la prima significativa sostituzione di vecchi bus con nuovi modelli elettrici, che andranno ad aggiungersi ai 67 già in circolazione. E andiamo ora a vedere la situazione del traffico a Milano grazie alla nostra collaborazione con la redazione di Luce Verde, un servizio a cura di ACI e Polizia Locale. Luce Verde Milano. Bentrovati dalla redazione, buon pomeriggio. In primo piano le difficoltà lungo la 4 Milano-Venezia, un incidente tra mezzi pesanti al chilometro 142 provoca ancora code per circa 10 km tra Cormano e il bivio per la tangenziale est in direzione di Venezia. Stando alle ultime informazioni, la situazione si sta progressivamente normalizzando in quanto i mezzi rimasti coinvolti nell'incidente sono stati rimossi. Ancora in A4, lungo la carreggiata opposta, ovvero sia verso Torino, abbiamo code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Per lo stesso motivo sulla tangenziale nord ci sono code tra Monza, Sant'Alessandro e il bivio per la Milano Meda, in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale ovest, rallentamenti con code a tratti tra il bivio con la Torino-Milano e l'uscita di Baggio Cusago, in direzione quindi di Bologna. Code a tratti inoltre dall'uscita Valtidone sino a Melegnano, quindi interessato anche un tratto dell'Autosole. Sulla tangenziale est, per traffico intenso, rallentamenti e code tra l'uscita di Paullo e lo svincolo di via Rubattino, in direzione di Lecco. In città al Montalbino, incidente all'intersezione tra via Fiuggi e via Sarzana, inevitabili le ripercussioni. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito milano.luceverde.it. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Milano. Grazie come sempre a Luce Verde per il servizio offerto e noi proseguiamo con le nostre notizie. Questa notizia è arrivata in redazione grazie al nostro inviato di quartiere Giuseppe Lardiere, che ovviamente ringraziamo. Come abbiamo già trattato nella puntata di Dal Vivo di lunedì scorso, la città metropolitana di Milano è stata colpita da una serie di blackout. Quest'oggi vi portiamo la testimonianza diretta di alcuni dei disagi più significativi che hanno interessato i cittadini residenti in zona Zara e nelle aree limitrofe in quelle ore e nei giorni successivi. Nell'intera giornata di lunedì, infatti, via Livigno, viale Jenner, piazzale Maciachini e viale Marche sono stati colpiti da episodi di blackout che hanno interessato anche i semafori, creando significativi disagi alla circolazione, soprattutto in relazione all'intenso traffico che caratterizza quest'area cittadina. Il blackout ha creato una situazione particolarmente critica anche per le farmacie della zona, che non erano adeguatamente attrezzate per mantenere in funzione per un periodo di tempo così lungo le celle frigorifere in cui erano conservati alcuni farmaci. La situazione infatti si è risolta, pensate, solo in tarda serata, attorno alle 22:50. Episodi simili si sono ripetuti anche nella giornata di martedì, in particolare in zona Niguarda. Ci sono state infatti diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano una fornitura dell'energia elettrica a singhiozzo. La situazione di criticità nella zona non sembra per ora aver trovato una risoluzione. Nel pomeriggio di oggi infatti sono arrivate altre diverse segnalazioni di blackout di portata significativa in via dell'Aprica. Se state vivendo situazioni di disagio simili, il Comune di Milano ha aperto una pagina web per la verifica dello stato del servizio e per la segnalazione delle interruzioni nella fornitura dell'energia elettrica. Per maggiori informazioni, cercare le parole info interruzioni energia elettrica sul sito del Comune di Milano.
E ora torniamo a parlare una vicenda molto importante che ha visto coinvolto il Comitato di Difesa Ambiente Zona 5 nell'ambito della querela sulla cementificazione di via dei Missaglia. Proprio in queste ore si sta svolgendo un presidio che vede la partecipazione attiva del Comitato di Difesa nelle persone di Anna Stefanelli e Maria Gerli. Noi siamo qui in collegamento con loro e quindi do il benvenuto ad Anna e Maria. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, che cosa sta succedendo? Noi sappiamo che appunto è iniziata questo presidio che appunto è del Comitato Difesa Ambiente Zona 5 per fermare sostanzialmente i lavori di un distributore di benzina appunto in un'area che potrebbe essere invece utilizzata per altri scopi. Noi abbiamo scoperto che hanno tagliato degli alberi che avevano almeno 30 anni in un'area verde di 2000 metri quadrati. Per noi molto importante perché qui in via dei Missaglia ci sono 6 corsie centrali più 2 laterali di qua e 2 laterali di là, quindi è una super autostrada. Tagliare degli alberi e togliere del verde è una roba che non si può proprio sostenere. E quindi abbiamo provato a interessarci perché tagliavano gli alberi e abbiamo scoperto che dovevano costruire un distributore di benzina e di diesel. Noi abbiamo scoperto che quest'area era sopra 3 pozzi di captazione dell'acqua potabile e loro volevano costruire questo distributore di benzina e diesel entro i 200 metri, anzi tra i 40 e i 70 metri della distanza dai pozzi dell'acqua potabile. Mi dispiace, passano anche i pompieri. Praticamente la legge ambientale del 2006 all'articolo 94 espressamente lo vieta di poter stoccare dei materiali pericolosi entro l'arco di 200 metri dai pozzi dell'acqua potabile. Abbiamo provato a interessare il comune, ma alla fine abbiamo dovuto ricorrere al TAR e abbiamo anche dovuto fare prima una sospensiva per bloccare i lavori che la Quetta aveva già cominciato. Abbiamo vinto l'ordinanza in marzo 2019, dove praticamente il TAR aveva espressamente dichiarato che il diritto alla salute e sicurezza umana risulta comunque prevalente rispetto agli interessi del comune. Dopo anche l'Ambiente ha presentato ricorso ad Aduvandum e la sentenza che c'è stata a ottobre 2019 è stata una vittoria eclatante proprio per la salvaguardia del terreno, delle acque e della salute dei cittadini, ma il comune e Quetta hanno fatto appello, quindi abbiamo dovuto trovare altri soldi per costituirci un appello anche noi e adesso aspettiamo che il Consiglio di Stato decida. Nel frattempo l'assessore Granelli ci aveva promesso di trovare una soluzione amministrativa concedendo alla Quetta un terreno alternativo in una zona dove non impattava sul territorio in maniera negativa, ma le trattative sono andate per le lunghe. Poi c'è stata quest'altra... Ecco, trattative per le lunghe, scusami se ti interrompo, ti faccio giusto una domanda. Mi sentite? Avere a che fare con un interlocutore, diciamo, un po' più attivo rispetto a quelle che erano le nostre istanze. In realtà il comune sta tentando di ribaltare la sentenza. Nel luglio 2020 abbiamo dovuto appunto difenderci al Consiglio di Stato. Stiamo ancora attendendo di essere convocati, con la pandemia poi è stato presumibilmente tutto dilazionato, no? Sono passati altri 2 anni, quindi il cantiere è praticamente fermo da 4 anni, si può dire, da quando hanno iniziato a tagliare gli alberi sono passati 4 anni. L'assessore Granelli ai tempi ci aveva assolutamente garantito che sarebbe tornata in possesso dell'area e ci aveva chiesto cosa volevamo farne e per i motivi stava spiegando prima Anna, ovviamente noi abbiamo risposto almeno un ripristino dell'area verde, anche se le nostre piante trentennali purtroppo non ce le renderà più nessuno. La dilazione dei tempi causata dal mancato accordo al ricorso in appello di Kuwait danneggia i nostri cittadini della zona, perché non solo abbiamo un cantiere aperto davanti a casa, ma temiamo anche che non sia favorevole a un'eventuale trattativa tra comune e Kuwait, perché cosa è successo? La Kuwait non si è accontentata del sito alternativo che in effetti il comune ha tentato di permutare, che era un'area anche più grande in bicocca,
ma sta pretendendo delle ulteriori spese per mancati guadagni e per aver iniziato già i lavori. Ecco, ma Maria, quindi, mi senti? Più queste trattative vanno per le lunghe, più noi temiamo che Kuwait si accontenterà sempre meno dello scambio di queste due aree e quindi sarà sempre più difficile per il comune tornare in possesso di quest'area. Okay. Sono passati parecchi mesi dal rinnovo del consiglio comunale, Granelli e purtroppo non è più l'assessore di riferimento, stiamo facendo fatica anche a capire chi ha adesso questa tematica nel suo cassetto, quindi al momento abbiamo difficoltà anche a trovare un interlocutore. Forse potrebbe essere Elena Grandi, l'abbiamo scritto, l'abbiamo sollecitata per avere almeno un incontro per quanto riguarda appunto per essere aggiornati sull'andamento delle trattative, perché nonostante le promesse del comune non ci stanno più dicendo nulla. Okay. Questo silenzio ovviamente sta diventando assordante. Stiamo quindi facendo il giro del cantiere con le campanelle per svegliare il comune. Io vi vorrei far vedere se riusciamo due foto emblematiche. Qua ci sono bambini, tamburelli. Ecco, abbassate un po' il telefono così riusciamo a vedere anche noi. Sì, quello che è la viabilistica della strada, non so se si vede, e quello che è stato il rendering che ci è stato proposto circa un anno fa dalla Kuwait, da Granelli, perché praticamente sono arrivati con una proposta di fare comunque elettrico e metano, perché avrebbe permesso di non stoccare più nulla sopra i pozzi. Noi abbiamo detto di no, perché comunque elettrico e metano avrebbe voluto dire questa roba qua, quindi comunque ancora tutto cemento, senza contare che il metano comunque è cancerogeno, comunque ha delle esalazioni, e per cui ci siamo fermati sulla nostra proposta di verde. Va bene, grazie mille Maria Anna, vi dobbiamo salutare, grazie a loro. E dunque è una situazione comunque complicata, come potete ben vedere, tra il comune e il comitato di difesa ambiente zona 5. Noi comunque come Milano News continueremo ad informarvi e a darvi aggiornamenti riguardo questa vicenda. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale parlando proprio di ambiente, se così si può dire, perché parliamo di Wise Air. Andiamo a vedere quindi la situazione dell'area, come facciamo ovviamente, come sapete, tutti i giorni, grazie alla nostra collaborazione con Wise Air. Come potete vedere dal grafico alla mia sinistra, il Wise Index di oggi è a 11, quindi continuiamo, è lo stesso valore di ieri, quindi continuiamo con dei valori che sono sotto il minimo indispensabile per avere un'area più respirabile, che ricordiamo come sempre è di valore 50. Siamo in estate, è normale che il Wise Index sia più basso rispetto appunto al valore di riferimento di 50, e speriamo che vada avanti così almeno fino all'arrivo del prossimo autunno. Bentornati su 3 minuti di sostenibilità a cura di The Sustainable Mag. Oggi iniziamo parlando del Green Tech Festival, un festival molto importante per la sostenibilità ambientale e sociale che si è tenuto in questi giorni a Berlino. Molto importante la presenza dell'Italia in qualità di partner, anche questo simbolico dell'impegno del nostro paese verso queste tematiche e verso uno sviluppo più sostenibile. Un'altra bella notizia riguarda il premio Green Awards, che è stato assegnato da una giuria all'italiano Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo OTB, uno dei leader nell'industria della moda italiana, ma in realtà internazionale, che ha saputo conciliare una visione imprenditoriale allo sviluppo sostenibile, quindi alla trasformazione dell'azienda, ma dell'intero settore dell'industria della moda. Già tanti progetti sono stati intrapresi negli ultimi anni da questo gruppo, progetti mirati a un business model più circolare, all'upcycling dei prodotti e all'utilizzo anche di materiali certificati, ma tanto ancora deve essere fatto, ed è nel mirino di Renzo Rosso e del suo gruppo. Infatti gli obiettivi sono sempre più stringenti, e dentro il 2030 il gruppo vuole diventare carbon neutral. Ricordiamo che in Europa è obbligatorio entro il 2050, ma appunto OTB Group vuole anticipare i tempi. Inoltre c'è un grosso lavoro a livello di filiera, sono già stati avviati degli audit su tutti i fornitori per ridurre l'utilizzo di acqua, molto importante anche alla luce di questa crisi idrica che purtroppo è sempre più grave in tutto il mondo e anche nel nostro paese, e anche alla riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche nocive.
La seconda bella notizia riguarda la capsule di Rudd per Slow Wear, una capsule che vuole valorizzare, celebrare, rispettare il tempo. Il tempo come simbolo di eccellenza e di valorizzazione della natura, dell'artigianalità, quindi seguire l'armonia e i ritmi della natura, molto importante per la sostenibilità, per il pianeta ma anche per l'umanità. È stato dimenticato negli ultimi anni e invece questa capsule ce lo vuole ricordare insieme a tanti altri progetti che questi due brand stanno portando avanti negli ultimi tempi e in futuro. Sono 20 felpe e 100 t-shirt e sono state realizzate in cotone recuperato, in cotone organico certificato GOTS. Inoltre si utilizza la stampa botanica il cui pigmento proviene dalla pianta delle more, anche questo per valorizzare l'artigianalità e delle persone che ci lavorano, ma anche la natura presente in una moda così responsabile. L'ultima notizia invece riguarda l'arte al Museo della Permanente di Milano. Sono tornati gli artisti per l'ambiente e per la sostenibilità, quindi una rassegna di 140 opere tra pitture, fotografie, sculture e installazione sostenibile, con le prime tre lettere evidenziate, quindi SOS per trasmettere l'urgenza anche di trattare, divulgare, sensibilizzare su queste tematiche, in mostra alla Permanente di Milano per il futuro del nostro pianeta. Quello che avete visto, anche se non l'ho annunciato in precedenza, è ovviamente The Sustainable Mag con la nostra Paola Vinci, e noi intanto la ringraziamo ovviamente per il servizio offerto come sempre, e noi proseguiamo con le nostre notizie. È stato inaugurato ieri, mercoledì 22 giugno, il murale I Melograni al Buzzi, realizzato dall'artista e paesaggista Gianni Burattoni con la collaborazione di alcuni studenti dell'Accademia di Brera, guidati dal professor Angelo Falmi. La street art è stata creata in quello che diventerà il giardino del nuovo e grande Buzzi, la cui realizzazione, secondo la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti, sarà completata entro la fine del 2023. Il giardino in cui sorge il murales, secondo la visione del filosofo paesaggista Massimo Venturi Ferriolo, avrebbe la funzione di integrare l'azienda ospedaliera nell'ambito del quartiere, creando una realtà piacevole da vivere tanto per i residenti che per i pazienti. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra diverse realtà che partecipano all'iniziativa Quartiere dei Bambini, cominciata nel 2019 e la cui finalità è la creazione di una struttura che unisca eccellenze nell'ambito sanitario a un ambiente colorato e vivace, adatto ad accogliere pazienti di giovane età. Tra le aziende e le associazioni che hanno contribuito alla creazione del murales e che continuano a contribuire alla realizzazione del nuovo polo Buzzi, si ricordano la Fondazione per l'Ospedale dei Bambini Buzzi ETS e la Fondazione Riccardo Catella. E ora parliamo di trasporto pubblico milanese. ATM comunica che oggi i bus della linea 98 in direzione Lotto devieranno da via Gavirate, via Gignese, al capolinea di Lotto M1 e M5 a causa di un evento che si terrà in via Diomede. Le vetture effettueranno una fermata in piazzale Lotto dopo viale Elia, ma non passeranno per via Diomede. Inoltre, domenica 26 giugno, tra le 7 e le 23, i bus della linea 67 effettueranno una deviazione in entrambe le direzioni a causa di una festa di quartiere che si terrà tra Piazza Wagner e via Belfiore. I bus quindi transiteranno per via Buonarroti, dove sarà predisposta una fermata provvisoria all'altezza di Piazza Piemonte. Infine, a partire da oggi fino alla fine del servizio di domani, venerdì 24 giugno, a causa di lavori di manutenzione su binari in via Grassi, i tram delle linee 1 e 12 sono sostituiti su un tratto dalla linea dai bus B12 che effettueranno le stesse fermate. Più specificatamente, i tram della linea 1 sono sostituiti dai bus tra Santorre di Santa Rosa e Roserio, ma fanno normale servizio tra Greco e la fermata Santorre di Santa Rosa. I tram della linea 12 invece sono sostituiti dai bus B12 tra via Monte Altissimo, Console Marcello e Roserio. Fanno però normale servizio tra Molise e la fermata in via Console Marcello, via Monte Altissimo. Come sapete, noi da quando è iniziata la guerra in Ucraina cerchiamo di darvi tutte le informazioni possibili per aiutare i profughi che appunto stanno scappando dalle bombe.
La Fondazione Fiera Milano e la Fondazione Progetto Arca Onlus hanno lanciato una nuova campagna di raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina. Questa iniziativa è appoggiata anche da alcuni tra i comici milanesi più noti che hanno contribuito a un titolo gratuito a un video per supportare la raccolta fondi. È nato così Dai 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 con la finalità di raccogliere donazioni per le mense di due città ucraine al confine con Romania e Polonia. Queste strutture, che impiegano 50 volontari e riescono a offrire 3.000 pasti al giorno, sono state fondate proprio dal progetto Arca e sono diventate un importante punto di supporto e ristoro per la popolazione in fuga dall'Ucraina. Per chi volesse donare, maggiori informazioni sono disponibili sul sito sostieni.progettoarca.org. Inoltre, nella serata di domenica 19 giugno è stato inaugurato alla presenza del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, un progetto per l'inserimento lavorativo e sociale di persone in fuga appunto dall'Ucraina. Questo servizio è realizzato dal Municipio 1 del Comune grazie alla collaborazione con la Fondazione di Comunità Milano, lo studio Bonelli Erede, ITA 2030 e Cometa. Si propone la finalità di favorire percorsi di formazione, apprendimento della lingua italiana e approfondimento di competenze applicative mediante la creazione di una rete che vada ad unire aziende e lavoratori ucraini. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0277 113546. E concludiamo il nostro telegiornale con gli eventi no profit del weekend. Inizia oggi la musica classica dai quartieri all'universo, l'evento organizzato dall'Orchestra Sinfonica di Milano in collaborazione con Musa, Circle Conte Concert, che vede protagonista la volontà di interazione con il territorio. Da oggi fino al prossimo 3 luglio, infatti, l'orchestra di Largo Mahler andrà in trasferta presso i municipi del Comune di Milano, con l'obiettivo di portare la musica classica sul territorio, andando così a creare un momento di educazione civica e di creazione di coesione sociale aperto a tutte le fasce di età. L'iniziativa si compone di due concerti diversi, le cui esibizioni si alternano. Il primo, dal titolo Che orecchie grande che ho, è dedicato alle famiglie e ha come finalità l'avvicinamento dei più giovani al mondo della musica classica. Il secondo invece, La musica classica nella culla del mondo, porta gli ascoltatori a viaggiare sulle note e sulle sonorità di opere di musica classica provenienti da tutto il mondo. La particolarità di questi concerti è che la platea è protagonista. Il pubblico canta, si muove o semplicemente ascolta, sedendo su tappeti con i musicisti disposti attorno ad esso. L'Orchestra Sinfonica di Milano vi aspetta quindi per le prime due date dei concerti presso Casa Vidas in via Ugo Oietti. Nello specifico, il concerto Che orecchie grandi che ho è in programma il 25 giugno alle ore 11, mentre la prima esibizione della musica classica nella culla del mondo è stasera alle ore 20:30. Si ricorda che per partecipare è necessario prenotare il proprio posto sul sito dell'Orchestra Sinfonica di Milano, ticketing.sinfonicadimilano.org. E con questa notizia è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a rimanere collegati sul nostro canale di Milano News, come sempre ci potete seguire dai vostri device su YouTube, su Twitch, su Facebook e sul nostro sito web www.milanonews.it. Noi siamo in diretta come sempre da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Io vi do appuntamento a una nuova edizione con Dal Vivo e vi auguro una buona serata.